proprio in questa settimana la RUP del progetto, l'ingegner Giuseppe ci ha presentato il progetto che finalmente i progettisti hanno rimesso, progetto molto importante che prevede circa 8 milioni di euro di lavori, che noi dell'USR abbiamo visto in quanto il comune ci ha anche investito durante l'opera di progettazione, e che però adesso deve passare al vaglio della soprintendenza, perché ci sarà una parte dell'edificio che è stata particolarmente danneggiata, se non proprio distrutta dal sisma, e la parte centrale tra le due aree, quella storica e quella della sala consigliare, nell'archetto che va verso via Nicola Palma. È una parte piccola dell'edificio, ma che comunque congiunge le due aree. Penso che se la collaborazione con la soprintendenza rimarrà quella che è stata finora, non ho motivo di dubitarne, nell'arco di uno, massimo due mesi, comunque arriveremo all'approvazione del definitivo, che comporta solo pochi maggiori oneri rispetto allo stanziamento che il Comune ha ottenuto, e quindi poi una volta pronunciatisi sul definitivo sarà per l'estate approvato anche l'esecutivo. E partirà qualche edificio scolastico come la San Giuseppe? Sì, la San Giuseppe ormai è pronta, è stata definita in tutti i suoi aspetti, quindi credo che il Comune di Teramo qui a breve potrà avere tutti gli elementi per bandire la gara e far partire il primo lavoro.